Esatto. No, va bene. Per oggi io tutti i giorni un po' più forte, oggi io dico in primo 30 km io vado solo oggi e parlo con Robbie McEwen da Fanfleet e lui ha detto vai adesso pelotone tranquillo, tu vai, io ok, ciao. È impossibile, solo così e dopo 30 km boom, è tutto. Domani è durissima, devo dire, devo essere onesti con se stessi, sono contento di averla mantenuta anche oggi e domani so che la tappa è durissima, mi basta salvarmi, penso di averla onorata al meglio questa maglia questi tre giorni. Beh, hai sentito? Ho sentito. Beh, il microfono? Ho sentito. Perfetto, ha sentito. E adesso siamo in un momento importante perché Davide Cassani, cosa fa Davide Cassani? La moviola. Esatto, rilegge la tappa e lo fa insieme ad un corridore del Giro d'Italia. Aspettavamo anche oggi Dario Pieri anche oggi ci ha dato, come si dice in gergo, buca. Non posso dirlo. E allora l'ha fatto con un altro corridore. Andiamo a scoprire di chi si tratti. Giusto. Benvenuti alla moviola. Grazie Van Steen, abbiamo qui con noi un corridore del Giro d'Italia, oggi si è classificato terzultimo a 13 minuti dal primo, ha avuto un po' di difficoltà nell'ultima salita, ma andiamo a vedere le fasi salienti di questa settima tappa. Eccolo qua, il protagonista della settima tappa, David McKenzie, pensate che è andato via dopo 18 chilometri, ha guadagnato 12 minuti ed è riuscito a vincere questa tappa. Vedete proprio qui nel finale la fatica, lingua fuori, difficile, eh? Giusto. Sì, anche lui ha fatto fatica. Mazzolini che a 70 km dal traguardo è uscito dal gruppo, è riuscito ad arrivare a 2 minuti e 20 secondi da McKenzie, però alla fine non ce l'ha più fatta ed è stato risucchiato dal gruppo, tirato dalla fassa Bortolo, con in settima ottava posizione la maglia rosa Tosato. Eccoli qui i due protagonisti della giornata di oggi. Siamo nell'ultima salita, 35 km dall'arrivo, David McKenzie. E qui c'è una caduta che ha visto coinvolti Spezialetti e anche altri corridori. Yeah, klopt. Giusto. Sì. Sì. Spezialetti, Guidi, Martin Perdiguero riescono tutti a rialzarsi e a concludere la tappa. Mentre anche Cipollini, un po' in difficoltà nell'ultima salita, arriva al campione della montagna con qualche secondo di ritardo dalla prima parte del gruppo, ma riesce a rientrare in discesa. Ja, lastige etappe vandaag. A 30 km dall'arrivo il gruppo si ricompone. C'è ancora Mazzoleni in seconda posizione. David McKenzie con 6 minuti di vantaggio in campione della montagna riesce comunque a mantenere una cinquantina di secondi al traguardo. Eccolo qua Cipollini che sta rientrando a 25 km dalla conclusione. Giusto. Eccolo qua il gruppo, sempre gli uomini della fassa Bortolo, poi terminata la discesa vanno al comando anche gli uomini della Mobilvetta e della Lampre, ma è troppo tardi, non ce la fanno più a recuperare il distacco notevole che c'era appunto al Gran Premio della montagna. E riescono sì a riprendere Mazzoleni ad una decina di gomme dal traguardo, ma non riescono a riprendere David McKenzie. Felicitazione. Manzoni, Valotti e tutti gli altri corridori della Mobilvetta. Eccolo qua ormai in vista del traguardo, David McKenzie. Veramente una bella tappa per lui, anche perché ha marciato ad una media di 39 orari dal momento che è uscito dopo 18 km ed è stato in fuga solitaria per 160 km. Veramente bravo. Giusto. Arrivo, David McKenzie. Pensate che nella Trino Adriatico a Teramo si concluse una tappa e lui si ritirò esattamente a Torricella Sicura. Invece qui a Teramo vince a distanza di qualche mese. La felicità di David McKenzie, abbiamo visto anche il suo massaggiatore. Pratica overwinning, echt mooi. E qui, ecco, intanto guardate questa volata. La vince Dumas su Konicev e Martinello. Alza le mani. Giusto? Giusto. No, non è giusto perché lui è arrivato secondo, solo che non si era accorto che davanti c'era ancora un corridore, appunto David McKenzie. Van Steen, un commento su questa tappa.
Het was vandaag erg lastig in een plaats Caduta in Domas. Giusto. Giusto. Bisogna dire che il corridore della Farfrit è stato veramente simpatico e disponibile. Bene, adesso... Adesso lo chiamo io. Ci alziamo? Ci alziamo. Perché lo accogliamo. Dal momento che siamo le due pecore nere del Giro d'Italia, lo chiamo io. Paolo, vieni qua vicino a me. Tocca già a me? No. Prima? Pubblicità. Come hai fatto a capire? Grazie. Buongiorno 187, sono Bianca. Io invece sono nero. Con una giornata così devo restare a casa ad aspettare una telefonata. O perdo la telefonata o perdo l'abbronzatura. Esca tranquillo, con Telecom Italia c'è il servizio trasferimento di chiamata che devia le chiamate verso un altro numero a sua scelta, anche sul suo telefonino. Gioventù bruciata. Trasferimento di chiamata di Telecom Italia. Richiedilo al 187, un numero fatto di persone. Il mistero di che cos'è il Garibaldi. Allora, sapete perché siamo a Piazza Garibaldi? Tu lo sai? Perché sveliamo un mistero che abbiamo lanciato ieri. Abbiamo fatto le interviste, abbiamo chiesto alla gente, ai tifosi, agli appassionati che seguono il giro, che cos'è il Garibaldi? Molti hanno risposto un personaggio illustre. Lo sa lei che cos'è il Garibaldi? Io sì, ma posso dire? No, aspetta. Hanno risposto, il Garibaldi è un personaggio illustre della nostra storia, del nostro paese. Invece non è così. Altri hanno risposto anche che era un'ala sinistra molto forte che era assolutamente incapace a giocare di destro. Invece no, il Garibaldi, per gli addetti ai lavori, giornalisti, corridori, che seguono il giro naturalmente, è un manuale preziosissimo, esattamente questo, con il quale si possono avere tutte le informazioni più dettagliate sul percorso del Giro d'Italia, su tutti i trucchi e tutti i segreti per non sbagliare strada. Io evidentemente l'ho letto poco perché anche oggi ho sbagliato strada. Comunque, a questo proposito vi devo dire una cosa. Ah, perché si chiama Garibaldi? Perché a cento anni di distanza dall'Unità d'Italia, esattamente nell'anno eccetera eccetera, non infiliamoci in questo tunnel, e un illustre cronista nostro della RAI, Nando Martellini, disse: salutiamo il signore che è passato dietro la telecamera. Buonasera. Buonasera. Passatemi il Garibaldi perché c'era l'effigie di Giuseppe Garibaldi. Ecco, è solo questo, un gioco di parole. Detto questo, passiamo alla tappa di oggi, i miei ultimi 50 chilometri qui dal circuito attorno a Teramo hanno avuto purtroppo uno spiacevole e inaspettato risultato. Paolo, che cosa è successo? Il tuo lancio dura più di tutto la tua trasmissione. Cosa è successo? Hanno levato tutti i cartelli del Giro d'Italia, quindi anche il corteo delle auto commerciali del Giro ha sbagliato, e ho sbagliato pure io. Comunque, vedetevelo, perché abbiamo fatto degli incontri importanti. Un uomo solo al comando, Paolo Brosio. Va. Un uomo solo è al comando. La sua maglia è bianco-celeste. Il suo nome è Paolo Brosio. L'obiettivo, Giro d'Italia. Squadra delle seppie. Buongiorno a tutti da Radio 1, vi ricordiamo che siamo presenti al Giro d'Italia con un favoloso gioco in internet al nostro sito www.radio.rai.it. È molto semplice, dovete supporre tutti voi praticamente diciamo uno degli ultimi 10 di ogni tappa, uno delle cosiddette maglie nere, dopodiché potete inviare un'email all'indirizzo molto semplice grsport@rai.it. Mandate un'email oppure accedete direttamente al nostro sito, che ripeto è www.radio.rai.it, e mandate un'email al grsport@rai.it. Naturalmente l'email deve contenere, non urlare per cortesia Paolo, grazie, sto parlando io. Naturalmente l'email deve contenere un nominativo o più degli ultimi 10 arrivati di ogni tappa, le cosiddette maglie nere che per l'occasione rinominiamo in maglie blu, visto che il marchio di Radio Rai è blu. Ecco, Paolo, non stropinarti gli occhi, perché al massimo devi stropinarti le orecchie.
Oggi, sabato 20 maggio 2000, settima tappa del Giro d'Italia, da Vasto a Teramo, 182 chilometri, ma noi come al solito faremo gli ultimi 50 chilometri. Con me il Fido Sgarbozza, ma non solo, sull'ammiraglia Fiat 1500 ci sarà Emanuele Dotto, radiocronista di Radio Rai 1. La tappa è pronta e sarà durissima, c'è infatti anche un gran premio della montagna, appunto. Certo Gigi, ieri tappa facile un corno, era pianeggiante, ma vento trasversale, vento davanti, sembrava che ci fosse una mano che ti spingeva, 100 metri avanti, 20 indietro, 100 metri avanti, 30 indietro, una fatica boia anche ieri. Ma tu non sai che ti aspetta domani? Di nuovo! E domani è la tappa più lunga del giro. 257 chilometri con Rinaldo Prato, con tre gran premi della montagna. No! Il primo dopo 90 chilometri, altitudine 1060 metri. Il secondo dopo 150 chilometri, altitudine 1100 metri. No! Il terzo più importante, il passo della Consuma. No! La prima Consuma! Categoria, no, la altitudine Consuma! Altitudine 1100 metri. E non è finita, discesa fino a Pontassiere, risalita ancora per Montacuto, 600 metri sul livello del mare. No! Ad appena 15 km dall'arrivo. No! Mi preoccupa molto il passo della Consuma. Ah! Paolo, approfitto dell'occasione per fare gli auguri ad Adriano De Zan. Oggi è il suo compleanno. Tanti auguri, ciao, Adriano! 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 Come chiami? Mortacci o vostri? Hi! Where are you from? You come from the States? Yeah, from New York City. What's your name? My name is Fred Mangoni. Ah, nice to meet you. Sì, sei ciclista amatore? Sì, vado molto in bici perché fino ma alla... Ma che lavoro fai? Io sono stato presidente della Federazione Americana di Professionisti. No! Sì. Veramente? Sì. Really? Sì. Gigi, yeah, presidente della federazione. Io lo conosco, sì. Lo conosco, popolarissimo. Ha lanciato lui Greg LeMond, Armstrong, questi grandi campioni. È stato lui lo scopritore del ciclismo americano, è stato Fred Mangoni. Quindi conosce anche Armstrong? Sì, sono tutti miei, insomma, da 24 anni che... Insomma, sono laggiù una. Allora pedaliamo insieme. Sì, ma facciamo la tappa insieme. Va bene. Ok. Sì, ma Give me five. Ok. Let's go. Andiamo. Signor Mangoni, ma lei, scusi, conosce tutti gli Stati Uniti, è presidente della Federazione Ciclistica Americana. Quindi lei, per esempio, Clinton va in bicicletta o no? Sì, va in bicicletta, anche lui va in bicicletta. Anche in salita? In salita forse che Hillary lo spinge. Ma come? Il presidente degli Stati Uniti in salita viene spinto da Hillary? Sì, si può spingere da Hillary perché lui in salita va piano, Va veramente? Sì. E Hillary lo spinge in macchina però, non in bicicletta. Ah, quindi lei vorrebbe dire che Hillary Clinton è il gregario del presidente Clinton? Io credo di sì. Va bene. Ma Paolo, basta, parliamo di ciclismo, scusami. E poi parliamo anche della tappa di oggi. Dove siamo? A Teramo. Ma allora... Sai cosa vuol dire Teramo? Tu mi sposti dal presidente degli Stati Uniti a Teramo in 3 secondi. Emanuele, tu gli stai facendo le domande e sei seduto sull'ammiraglia. E il presidente Mangoni della Federazione Ciclistica Americana sale in salita e posso dire quanti anni ha? 76 anni! È incredibile! Aiuto! Aiuto! Sgarbozza! Ha 76 anni! Difficile della corsa di Paolo Brosio, cambio ruote e dunque andremo a verificare quale sarà la situazione. Via con il pit stop. E la squadra dei meccanici comandata da Bianchi, che non può che essere un ciclista, con Berni, Groppi, Baldo, Giumelli, Ronzulo, ha sistemato tutto. Paolo Brosio risale in bicicletta, via, pronti.
Il diavolo fa le pentole e non i cerchioni. Non c'è l'uno senza il due, senza il tre. Corvaccio! Siamo al bivio per Magnanella. Abbiamo affrontato gli strappi durissimi del Colle Caruno, 10%, forse 12%. Siamo arrivati su questo spiazzo. La strada è spianata, ci riposiamo. Abbiamo fame, abbiamo bisogno di energie. Allora ci siamo fatti preparare una specialità del posto. Le Virtù, una zuppa diabolica a base di fagioli, cotiche di maiale, erbe e chili di peperoncino. Una miscela esplosiva e piena e ricca di gas esplosivi che ci danno una spinta energetica senza pari. Secondo me con questa zuppa abbasseremo la media in maniera paurosa. Cosa ne dici, Professor Boccia? Siamo al limite del doping. Speriamo che non ci beccano al controllo, che rischiamo oggi, Paolo. Allora io la mangio lo stesso. Eccoci qua, di nuovo, a Piazza Garibaldi, di nuovo. A Piazza Garibaldi. Io nuovo, no, soprattutto dicevo, di nuovo, dietro la fontana. So che cos'è il Garibaldi, perché io ci dormo di notte praticamente col Garibaldi. Ma è un uomo? No, è il manuale. Ah, ho capito. Donato, torniamo al ciclismo, quello del Giro d'Italia. È finita la prima settimana, ti è piaciuta? Una buona esperienza? Sì, una bellissima esperienza. Io credo che sia stato un bel inizio di Giro d'Italia, soprattutto un inizio intenso. Ogni tappa ha detto qualcosa di importante, anche quest'ultima. Naturalmente non si sono visti ancora gli uomini di classifica e naturalmente molti aspettano Marco Pantani. Renato Bianda. A volte cupo, altre scontroso, così in questi giorni è apparso Marco Pantani. Non ha mai voluto parlare, chiuso in se stesso, probabilmente per evitare polemiche, ma oggi non si è tirato indietro. Marco, la tua prima settimana al Giro? Molto, molto nervosa, molto dura, perché un po' gli atleti sapevano che non avevo corso, c'è stata una corsa molto nervosa. Sono riuscito a stare coi primi, anche perché la corsa non è mai stata troppo insidiosa, diciamo così. Credo da domani la corsa prenderà una linea un po' diversa. Ma io sono qua a allenarmi e quindi ai tifosi dico solamente di avere pazienza, perché per me era importante rientrare, anche se sarebbe bello vedermi già là, però non si possono fare i miracoli. Domani la tappa più lunga con 6 salite, poi lunedì la Betone, e sul Giro di Pantani ne sapremo di più. Eh sì, dunque domani già una prima verifica, 252 km per l'ottava tappa da Corinaldo a Prato, 3 gran premi della montagna, i primi due di seconda categoria, il terzo di prima categoria. Vediamo un po' come i suoi colleghi, chi potrebbe impensierirlo, come i suoi colleghi pensano sarà il Giro di Marco Pantani. Auro Bulbarelli ha sentito un po' di gran bei nomi alla partenza questa mattina. Casa Grande, domani si può attaccare Pantani? Ma penso di sì, comunque non penso siano i rivali, i vari avversari, sia Tonkov e Gotti, a attaccare domani, ma sarà un po' tutto il gruppo a rendere una tappa molto dura, che è già di suo. Pantani penso sia attaccabile nella tappa di lunedì. Ma penso che adesso qua la questione non sia di attaccare Pantani, sia da vedere chi va forte e chi non va. Lo vedi diverso? Ma per il momento non ho visto Pantani, sì, corso in gruppo insieme, ma non ho visto altri corridori come Soraldelli, Casagrande, Gotti. Ma vediamo un attimino come si mette la tappa nelle prime salite, poi magari sul finale proviamo a fare qualcosa. Pantani cosa farà a Prato? Questo è il mistero, è l'uomo del mistero. Se Pantani vuol vincere il Giro d'Italia deve essere nei primi. Se Pantani non regge il ritmo dei primi, deve salutare il vincitore. Tre nomi per domani. Mettiamo Casa Grande, corre in casa, vedremo un po'. Una domanda che io non mi sono osata fare oggi a Marco Pantani al processo alla tappa. Ma secondo te ha più paura di far brutta figura con se stesso o con i suoi fans? Io sinceramente credo che non farà brutta figura né con se stesso né con i suoi fans. Beh, lui dice di non farcela, però. Beh, anche se non ce la farà, è stato comunque un bel rientro con Di Marco Pantani, è stato un bel rientro con il pubblico e soprattutto con il gruppo che lo ha accettato nuovamente.
Avevamo preparato questa piccola gag, ma adesso lascio Donatella Salvatico, perché l'erba, come vedete, si è completamente bagnata grazie alla solita idea di Massimiliano Mazzoni, il nostro regista. Grazie. E qui abbiamo il messaggio dentro la bottiglia. Sapete di che cosa si tratta? Questo è l'indirizzo di Tgiro. Tgiro @rai.it. Scrivete e scrivete le vostre email, scrivete ai vostri corridori preferiti, chiedete qualunque cosa, noi andremo lì, microfono e telecamera, e chiederemo quello che voi avete volete chiesto. Esatto. Bene, siamo in conclusione di questo Tgiro e allora grazie Donatella, grazie, mi raccomando Alessandro. Riguardati. Sì, va bene. Fai passare questa febbre. E ringraziamo Dario. Papà, sono rimasta alla partenza, mi viene a prendere. Adesso è il momento delle mail. Scusate, ma io vi mando le mail tutti i giorni per il mio amico De Pasquale della Linda Meccatti e non gli volevo fare una domanda, insomma, per poter farlo vedere un po' anche in televisione. Ti posso fare la domanda? Prego. Maurizio, ma quando ce la vinci una tappa, Maremma Bona? Presto, quando tutti soffriranno l'ultima settimana, verranno fuori gli audaci. Vedi, amore, che bello, vedi? Sì, è andato lì, c'era lì il dottore Tarsi. Bello tutto. Lune 5. Stavo a dire. Ingegnere che ha fatto sta strada. Space, the final frontier. Dati giro da quota 1388, buonasera dall'Abetone, arrivo della nona tappa dell'83esimo Giro d'Italia. È stata anche oggi, non ci stanchiamo mai di dirlo, una tappa bellissima, ti è piaciuta, no? Buonasera Donatella. Buonasera Alessandro. Beh, è stata una tappa davvero emozionante, aspettavamo risposte sono arrivate. Una tappa, e prego regista Massimiliano Mazzon di far partire le immagini, cominciata quasi con clima amatoriale. 95 chilometri davvero molto lenti, poi il forcing della squadra di Francesco Casagrande, la Vini Caldirola, un gruppo formato da Frigo, Belli, Tonkov, Di Luca, Gotti, Simoni, Noè, Piepoli e Garzelli. In questo gruppo non c'è più Marco Pantani, era atteso anche lui, anche Marco Pantani, e Marco Pantani ha perso contatto dai primi dopo pochi chilometri. Eccolo qui Marco Pantani in grossissime difficoltà. Francesco Casagrande, forcing su forcing, e alla fine riesce a 1 km e 300 metri dal primo Gran Premio della Montagna di prima categoria a staccare davvero tutti. In discesa guadagna secondi sugli altri 9 compagni di fuga, e poi una discesa davvero molto difficile, impegnativa. Petacchi rischia di farsi male, si fa male Cristian Moreni, maglia rosa conquistata a Maddaloni. Ancora Francesco Casagrande che in solitudine riesce nella seconda salita che porterà i corridori fin sul traguardo dell'Abetone a guadagnare ancora secondi. E vedete Noè, Tonkov, poi Frigo e via via tutti gli altri, lo stesso Danilo Di Luca che aveva promesso di conquistare la maglia rosa, non riescono a tenere il ritmo di Francesco Casagrande. E qui c'è la Mercatone 1 Bianchi, formata da Forconi, Zaina, Velo e lo stesso Marco Pantani, che cerca di portare lo scalatore romagnolo in cima con il minor distacco possibile. Pavel Tonkov, Francesco Casagrande, avete visto, ha chiesto anche alle nostre moto quanto aveva di vantaggio, comunque va da solo fin sul traguardo dell'Abetone a conquistare non solo la tappa ma addirittura la maglia rosa. Dunque uno dei corridori più attesi, Francesco Casagrande, non delude e riesce a conquistare la maglia di leader della classifica generale. Nettamente in ritardo arriva Marco Pantani, e questo è l'ordine d'arrivo con Francesco Casagrande che indossa la maglia rosa. Dunque Francesco Casagrande primo davanti a Garzelli, Frigo, Simoni, Di Luca, Gotti,
a 1:39, quindi a 1:41 Gotti, Belli e Tonkov, quindi a 1:50 Noè, a 1:53 Piepoli, quindi a 3:43 Rebellin e Savoldelli, a 6:54 Marco Pantani e Roberto Gambelluri. Alla fine quel che ci si aspettava da Pantani l'abbiamo avuto dal grande Casagrande. Dal grande Casagrande, bella battuta, complimenti. Grande. Casagrande che viene sentito subito dopo il traguardo dal nostro Auro Bulbarelli, lo sentiamo, naturalmente è al settimo cielo. Francesco, adesso questa maglia rosa non è più intenzione di mollarla? Ma ci sarà domani l'altro cronometro, per me sarà un punto dove mi dovrò difendere nei specialisti. Comunque direi dopo una tappa di oggi, di ieri, verrà fuori anche la condizione, e anche se è tutta pianura cercherò di fare il meglio possibile di me. È il tuo giro questo, oggi hai dimostrato di avere una marcia in più in salita. Ma speriamo sia l'anno buono, la maturazione c'è, la squadra anche, il direttore uguale, quindi sono molto contento. Un'impresa da annali del ciclismo, tutto solo nella parte più dura del San Pellegrino, e poi hai guadagnato in discesa e hai guadagnato anche sull'ultima salita. Ma ti ripeto, questa tappa per me era molto allettante. San Pellegrino la conoscevo già, l'ho fatta in gara nel 95, più l'ho rifatta in allenamento. Sapevo che gli ultimi 4 chilometri erano duri duri, ho imposto subito il mio ritmo e gli ultimi chilometri sono rimasto solo, a quel punto in cima ho spinto a tutta e ce l'ho fatta arrivare. Discussione, è importante conoscere le strade, ma è importante soprattutto avere classe e condizioni, caratteristiche che quest'oggi ha avuto Francesco Casagrande. In testa, come dicevamo, alla classifica generale ha un vantaggio di 51 secondi nei confronti di Danilo Di Luca, quindi terzo è Noè a 1:39, a 1:39 anche Stefano Garzelli, l'altro uomo di punta della Mercatone 1 Albacom, quindi Paolo Savoldelli ha un ritardo di 3 minuti e 38, nettamente più indietro Marco Pantani, trentesimo, a 3:29. Come avete potuto ascoltare e sentire, Francesco Casagrande ha parlato nonostante oggi ci fosse stata una protesta da parte dell'Asso Gruppi che chiede maggior potere economico all'organizzazione del Giro d'Italia. Ma Donatella, tu hai sentito anche... Sì, esatto, oggi sono andata da alcuni ciclisti a salutarli, a fargli in bocca al lupo, e gli ho detto: ma per cosa questa protesta? E loro sono talmente tutti uniti e talmente tutti decisi che mi hanno detto: non lo sappiamo neanche noi, ci hanno detto di fare questa cosa e non lo sappiamo neanche noi. Naturalmente una battuta, la tua. No. Non è una battuta? Non è una battuta. No. C'era presente pure Claudio Ferretti, difatti mi hanno detto: va bene, ok, complimenti. Perfetto, una tappa interessante non solo per l'ordine d'arrivo, perché Marco Pantani non ha tenuto il ritmo dei migliori, ma anche e soprattutto perché ce lo dice il nostro Davide Cassani con la Moviola. Prima di commentare la Moviola di oggi vorrei fare un passo indietro, tornare alla tappa di ieri. Partiamo con le immagini, siamo nella discesa conclusiva. Gutierrez cade, nella caduta coinvolge anche Axel Merckx, che cade proprio fuori strada. Difatti la gente, vedete, che lo va a cercare, proprio preoccupati, anche il cane lì era un po' preoccupato. E qui invece vediamo il momento dello scatto. Axel Merckx rientra e ai 1300 metri finali si invola e guadagna 5-6 secondi nei confronti dei compagni, ex compagni di fuga. E lo vediamo arrivare tutto solo al traguardo. Adesso tra un po' lo vedremo arrivare. No, ma non è lui, è Eddie questo, Fabio. Però come stile è abbastanza simile, un po' più alto Axel, ma però diciamo che l'azione di oggi possiamo paragonarla a quella del grande Eddie. Il problema è che Eddie ne ha fatte tante. Eccola qua la tappa di oggi, inizio salita, gli uomini della Vini Caldirola con Roberto Conti. Marco Pantani in difficoltà fin dai primi chilometri, scortato dai compagni di squadra. Giusto? Giusto. Scatta Francesco Casagrande. Siamo ormai a metà salita. Questo scatto di Francesco Casagrande causa la selezione. Ecco, vedete, Marco Pantani, vedete che va su abbastanza agile, ma è un po' rigido, si vede che sta facendo tanta fatica. Qui un colloquio tra Francesco Casagrande e Di Luca, il sempre più sorprendente Di Luca. Ormai il gruppetto è di una decina di unità, i più forti. Non c'è neanche Savoldelli che anche lui accusa il ritardo
in questa salita. Ancora un colloquio tra Francesco Casagrande e Di Luca, e vedete la difficoltà della maglia rosa. Fa fatica quasi a salire, non ce la fa più, ha speso tanto ieri. Qui siamo nel tratto più impegnativo della salita. Guardate che difficoltà. Giusto. Per tanto lavori, brava. Francesco Casagrande e Di Luca. Si staccano tutti gli altri. Di Luca cerca di tenere la ruota di Francesco Casagrande letteralmente scatenato, ma non ce la fa neanche Di Luca. Siamo ormai a 2 chilometri dal Gran Premio della Montagna, il tratto più impegnativo, con pendenze intorno al 18-19%. Francesco Casagrande si invola, vedete che si arrabbia anche con uno spettatore che ha cercato di spingere. Non ne ha bisogno di spinte oggi Francesco. In discesa, pennella le curve, a eccezione di questa che l'ha presa un po' troppo stretta, allarga, riesce comunque a concludere la traiettoria, e a parte questa curva, tutte le altre le pennella alla perfezione. Difatti anche in discesa guadagna 40 secondi, comincia l'ultima salita, quella della Betone, salita di 12 km, con un minuto buono di vantaggio. Aumenta sempre il vantaggio, vedete difatti che sale col 53-19 e siamo in salita, con delle pendenze sul 5-6%, va su veramente forte. Più regolari i 9 contrattaccanti, con un generosissimo Noè che sta tirando per Tonko. In difficoltà Saroldelli, non ce la fa proprio, concluderà questa tappa con un pesante ritardo, 3 minuti e 43 secondi. Prosegue Francesco Casagrande, guardate che si preoccupa, chiede quanto ho, perché non sa più il vantaggio che ha nei confronti di Simoni e compagnia. Segno della croce, oggi Francesco Casagrande se l'è meritata questa tappa e anche la maglia rosa. Giusto. Eh sì, questa volta è veramente giusto. Volevamo dire bravo sicuramente a Francesco Casagrande, perché ha saputo conquistare la vittoria di tappa, perché ha saputo conquistare la maglia rosa, ma vogliamo dire anche un bravo sincero a Cristian Moreni. Lo ricordate, maglia rosa nella seconda tappa a Maddaloni, conquistò questo insperato traguardo, l'ha tenuta per 3 giorni. Cristian Moreni non solo ha fatto tutte le montagne, tutte le salite, è riuscito a stare con i migliori per un lungo tratto, ma è pure caduto. Ha avuto 2 punti di sutura alla fronte, 2 punti di sutura alla nuca, e nonostante ciò è risalito in sella e è arrivato fino al traguardo. Mino Falotti. Il suo Giro d'Italia lo aveva già vinto Cristian Moreni, 3 giorni in maglia rosa dopo la vittoria nella tempesta di Maddaloni. Il mantovano si era difeso con le unghie dagli attacchi di Tosatto, più veloce negli sprint con gli Abuoni, gli unici capaci di muovere la classifica nelle tappe di pianura. Nella discesa da San Pellegrino in Alpe, una curva maledetta lo fa finire contro un'auto. Il tempo di riprendersi, aspettare l'ammiraglia per cambiare una ruota, poi le prime cure. Moreni non ci sta a chiudere qui il suo Giro d'Italia rosa. C'è ancora la Betone da scalare. Prima di capire bene l'entità delle ferite, Cristian ha male dappertutto, ma pedala. Alla fine arriva anche per lui il traguardo. È dura la vita del corridore. Adesso è il momento di Paolo Brosio. Paolo? No, c'è? È il momento della pubblicità. Non c'è Alessandro. Paolo. Va bene, allora pubblicità, va. Buongiorno 187, sono Alcide. Alcide, sto organizzando un triangolare con 2 amici. Chiamo il primo al campo alle 5, poi sento l'altro, prima delle 8 proprio, no? Come ci mettiamo d'accordo evitando tutti questi rimpalli? Con Telecom Italia c'è il servizio Conversazione 3, che le consente di parlare contemporaneamente con 2 interlocutori diversi. Ottimo servizio! Fate anche la volée? Conversazione a 3 di Telecom Italia. Richiedilo al 187, un numero fatto di persone. Paolo si è offeso e di conseguenza se n'è andato. E allora tocca a noi lanciare l'uomo solo al comando, Paolo Brosio? E lanciamolo. Lanciamo da dove? Da Nervo. L'uomo solo al comando, Paolo Brosio. Un uomo solo è al comando. La sua maglia è bianco-celeste. Il suo nome è... Brosio Paolo, squadra delle 7. Obiettivo, Giro d'Italia. Lavati,
che se no domani non arrivi. Vai, no! No! Mamma! Mamma! Parlo di mamma, c'è! No! Sì. Lunedì 22 maggio 2000, nona tappa del Giro d'Italia, Prato a Betone, 138 chilometri, ma noi come al solito facciamo sempre gli ultimi 50 chilometri, siamo vicini a Castelnuovo Garfagnana, stavolta gioco in casa, dietro di me infatti ci sono tutti i ragazzi della squadra delle Seppie, di Forte dei Marmi, quindi oggi assolutamente non posso pareggiare, devo vincere, ma per vincere devo superare delle prove impossibili. Siamo ai piedi della salita San Pellegrino in Alpe. Con me ci sono due ospiti eccezionali. Il primo è il Fido Sgarbozza, che come sempre non mi abbandona mai. Sei sicuro? Certo, Paolo. E poi, per una salita incredibile, al di fuori di qualunque possibilità umana, il campione del mondo Maurizio Fondriest, che stavolta sarà vicino a me con Sgarbozza per aiutarmi a superare una delle tappe più dure del Giro d'Italia. Ce la faremo? Vediamo, ti voglio vedere. Allora, ieri tappa senza telecronaca, ma noi abbiamo viaggiato lo stesso in bici, abbiamo fatto gli ultimi 40 chilometri con Davide Cassali, ci siamo rifocillati a Pratolino, dove siamo stati ospitati da un grande del ciclismo italiano, Guido Boni, 5 volte il Tour de France, 10 volte il Giro d'Italia, gregario di Fausto Coppi. E poi l'arrivo a Prato. Oggi però posso dire una cosa, San Pellegrino mi uccide. Paolo, ma non sai che cosa ti aspetta ancora domani? Di nuovo. Domani decima tappa. San Marcello Pistoiese Padova. No! Di chilometri 248. No! Primi 17 chilometri, tutta salita fino all'Abetone. Meno male non li facciamo. Gran premio della montagna, di prima categoria. Discesa. No. Secondo gran premio della montagna. Passo di Barigazzo. Altitudine 1350 metri. A me basta questo. Lunga discesa fino a Padova, tutta pianura. Domani sarà una tappa velocissima. Però te l'ho detto, Paolo, ma cosa ti aspetta oggi? Questa è una salita troppo dura. Dovevamo evitare questo tratto che stiamo pedalando in questo momento. Niente! No! O si fa il San Pellegrino o si muore, vero? Vero, vero, però goditela adesso, Che senso? Il tratto più duro è dopo. Adesso? Ancora! Ancora! Senti che odore di bruciato c'è qua. Sta andando al rostro l'ammiraglio. Siamo rovinati. Per le Seppie! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Per Fondi è hip hip! Hurra! Nostra fare, recupera qui. Quella che chiede da bere, c'è un'altra salita da fare. Per me che sono vicino su. Rapporti che devo cambiare, lo stato dentro al giornale. Per me dovrà stare lucido. Quanta strada che verrà. Thank you.
dicevi che per te San Pellegrino per me è stata la morte, ma anche i grandi campioni hanno avuto difficoltà su questa montagna diabolica. San Pellegrino in Alpe andai in crisi e ti ricordo che avevo la maglia campione del mondo. E in testa chi c'era? Era ancora, c'era lui. Era ancora il settimo in classifica. Andai in crisi, a Prato vinse Bugno e io arrivai con quasi 20 minuti di ritardo. Hai capito? E Bugno cosa si ricorda di quel giorno lì? È stata una vittoria per me importante, anche perché è una delle tappe più belle del giro, era la penultima tappa. Che anno era quello? 89. 1989, beh, forse ha voluto farmela pagare, perché vinci il mondiale per me fu una grande delusione. E puoi immaginarti per me arrivare. Dopo ne ho rivinto due per rivincita, Dopo ne ho rivinto due per la rivincita contro di lui. Un attimo, dai. Arrivare a Prato, oramai campione del mondo, a 20 minuti da Gianni Bugno. Era stata una debacle, via. Comunque posso dire una roba, che per me oggi è stato un inferno. Io non immaginavo, mai più una sofferenza del genere. Sono stramazzato in terra la prima volta, per non per colpa mia, la seconda dalla disperazione, a 300 metri dalla vetta. Dai, Gambaduri! Bravo, Gambaduri! Questo ha capito tutto, eh. Questo qui si è svegliato ieri. A 4 km dall'arrivo, con fatica, però non mi immaginavo quello che sarebbe arrivato. Ho cominciato a vedere la gente che si era assiepata a centinaia nel punto più duro. Quelli sono famosi. Sentivo urlare. Indiani che si vedono. Non capivo quando niente. Sei in corsa? Si vede sempre in cima alle montagne, tanta gente, no? E in gruppo li chiamano gli indiani. Mamma mia. È proprio un attacco di Apache. Ecco, io avrò contato un 7 milioni di Apache. Li vedevo tutti grandi. Era tutta la Toscana e tutta l'Emilia. Tutti larghi, grossi, sembravano dei giganti. Ondeggiavano. Non hai visto qualche santo, qualcosa, no? San Pellegrino. Veramente, lui 50 chilometri... Si è fatto male, forse l'abbiamo lanciato troppo forte. probabilmente sì. Siamo al momento delle mail. Le mail non nel senso che vi proponiamo le mail, sapete perché? Perché avete scritto talmente in tanti che il nostro server non ha retto la quantità. È vero, si è bloccato tutto. Sì, si è bloccato tutto. Scusate, non è colpa nostra, però noi vi ricordiamo... l'indirizzo, abbiamo adesso un altro server, quindi tutto è risolto, non so dove sia questo indirizzo. Non ci fossi io. Ale, e allora, tgiro@rai.it. Scrivete qui perché adesso abbiamo due server e dunque sarete... No, qui nel senso qui a questo indirizzo. Abbiamo due server e saremo in grado di proporre le email ai corridori. Fate come al solito domande ai corridori, non esprimete giudizi su di noi o sulla trasmissione. Esatto. Bene, allora, domani decima tappa, spostati Ale. Hey. Domani decima tappa da San Marcello Pistoiese fino a Padova. Tanti chilometri, è giusto? Quanti sì, chilometri? 248 chilometri. Bene, sono due gran premi della montagna, ma sono posti all'inizio proprio della tappa. Dunque, qualcuno dice sarà una tappa per velocisti. Siamo davvero in conclusione di questo T-Giro. Noi rinnoviamo tutti gli appuntamenti di Rai Sport a partire dal giro mattina e poi andando avanti. Processo alla tappa. E tutto quanto fino a giro notte. Bene, davvero tutto. Grazie Donatella. Grazie Alessandro. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e a domani. Hanno lavorato per voi Alessandro Fabretti, la parte giornalistica, Roberto Carulle e Stefano Stefanelli, la parte delle prese del cinematografo, un montaggio di un estro di tutto il tuo cinematografo, Fabio Casale Nuovo, la regia del tutto giro è Massimiliano Mazzoni, e l'assistente Anna Rita Cardinale. La parte tecnica ringraziamo Roberto Romagnoli e tutti i 200 che ci mandano su satellite. Stato di là. Ciao. 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 Ciao.
i cartelloni pubblicitari. Fate. Io capisco che ci svengono solo le... Vorrei fare le condoglianze alla famiglia Foiadelli e dare un ultimo saluto ad Angelo, un nostro collaboratore da tutto il team Polti. Saluti di giro. Di giro. Parlare con mamma Rai. Buonasera da Piazza Prato della Valle, siamo a Padova. Buonasera a Donatella, buonasera a tutti voi. Questa clip, queste immagini erano state girate da Roberto Carulli e montate, come sempre, egregiamente dal nostro montatore Fabio Casalinuovo. Dopo la splendida tappa di ieri con tutte quelle salite e con la splendida impresa di Francesco Casagrande, oggi doveva essere una tappa per velocisti e tappa per velocisti è stata. Una frazione piuttosto lunga, 248 chilometri, si è partiti da San Marcello Pistoiese e si è arrivati appunto qui a Padova. Una tappa movimentata da Castaneda, che è andato in fuga subito dopo la prima salita. Due gran premi della montagna in programma quest'oggi, Castaneda raggiunto da altri 8 corridori, una fuga durata 100 km. Poi in pianura la corsa è tornata tranquilla, si ritira Zaina per problemi a un ginocchio, poi al 170 km avete visto una caduta, Cron, Maglia Verde, Parra e Variale che alla peggio ed è costretto a ritiro. Alla fine è Volatone, Pieri, Conti, alla fine Cipollini, ma 40 sul traguardo. Dunque, Ivan 40 vince la seconda tappa di questo 83esimo Giro d'Italia, ha vinto molto bene alla grande nettamente, precede Jan Svorada e Mario Cipollini. Ti aspettavi Ivan 40, Donatella? Me lo aspettavo, sì, no, vabbè, è un grande velocista, però è stata non una tappa per il velocista d'eccellenza. Che? Mario Cipollini. Ma è anche Ivan 40. Certo. La classifica generale, essendo una tappa per velocisti, in pratica rimane la stessa di ieri, non è mutata. Infatti Ivan 40 e Mario Cipollini hanno perduto contatto dai migliori scalatori lì in salita e dunque non sono nelle primissime posizioni della classifica. Francesco Casagrande dunque rimane in maglia rosa davanti a Danilo Di Luca, che ha un ritardo di 51 secondi. Quindi a 1.39 Noè Garzelli, a 1.40 Frigo e Belli, 1.47 Tonkov, 1.53 Simoni, 1.55 Ivan Gotti, poi a 3.38 Paolo Savoldelli, addirittura a 7.29 Marco Pantani. Come avete visto non vi abbiamo mostrato il podio, perché? Perché è proseguita la protesta dei corridori, intanto un bambino, è proseguita la protesta dei corridori, l'Asso Gruppi protestava per... che vuole maggior potere economico. Senti Alessandro, sì. Io erroneamente ieri ho detto una cosa che forse ho offeso i corridori, assolutamente non volevo, cioè proprio è stata una cosa che è involontaria, totalmente involontaria, perciò non ce l'abbiate con me. Oggi appunto Alessandro mi ha detto che era raduno di partenza, tutti, ah, Donatella cosa ha detto? Abbiate pazienza. Perdonatela. Sì. Perdonate Donatella. Andiamo avanti, anche se la tappa è stata per velocisti, c'è parecchio da vedere e c'è naturalmente Davide Cassani con la sua moviola. Non ci sono molti spunti per la tappa di oggi. Sì, la partenza è stata movimentata, però è tornata la calma quando siamo arrivati in pianura e come al solito volata generale. Abbiamo qui con noi un corridore colombiano della Sella Italia, un corridore che ha vinto in carriera 3 corse, naturalmente tutte e 3 in Colombia, ed è stato il primo vincitore del 2000. Ha vinto il 5 gennaio una tappa al Giro della Colombia. Si tratta di Firelli. Sì, Firelli. So quasi anche lo spagnolo, ma... Andiamo appunto con le immagini. Siamo ad una quarantina di chilometri dall'arrivo. Ha un problema meccanico Frigo,
lo attende e lo spinge un suo compagno di squadra affincato, ma lo spinge talmente bene che lo stacca. Però riesce naturalmente ad aiutarlo, insieme a Peron si riportano in coda al gruppo. Vedete che anche le ammiraglie comunque danno una piccola mano. Eccoli qua, Peron, Fincato, che riportano in gruppo Frigo. Frigo che è quinto in classifica generale. E vedete che appena rientrano in gruppo cercano subito di andare in testa. A 10 km dall'arrivo gli uomini della Mobilvetta e della Saecco, naturalmente per 40 Cipollini, i favoriti della tappa di oggi. A 5 km dall'arrivo si portano in testa anche gli uomini della Farm Fritz per McKeven, anche se fino a questo punto non ha fatto granché a questo Giro d'Italia. Ma state attenti, guardate Cipollini in basso a destra, vedete il corridore, il quinto con la maglia rossa, guardate che salti mortali fa e che rischi prende per rimanere nella scia di Biagio Conte, e ci riesce. Nel frattempo a 4 km dall'arrivo si porta in testa Dirksen con i suoi compagni. Giusto. Tutto ok? Capisci l'italiano? Sì, sì. Perfetto. A 1500 metri al traguardo parte Fontanelli a 60 all'ora, ma non c'è niente da fare perché dietro ci sono sia gli uomini della Lampre che degli uomini della Seiko. Curva a destra a 1100 metri al traguardo, ma guardate un attimo Svorada che corre il rischio di cadere proprio in questa curva. Andiamo un attimo indietro, guardate che, ecco, vedete proprio in terza posizione. Ha rischiato. Giusto. Sì, ha rischiato. Prosegue Fontanelli, guadagna 20 metri, ma gli uomini della Seiko lo vanno a riprendere. Tre uomini della Seiko, Pieri, Conte e Cipollini. Poi Svorada, poi Manzoni e 40. Si sposta Pieri, parte Biagio Conte.